questo è il sentiero che ci porterà fin dove, chi lo sa. Però siamo nella zona costiera, guardate che spettacolo. Il mare, la spiaggia, a parte poche persone, è tutto per noi. Una goduria agli occhi, alla bocca, alla mente, e questa è la vista. Ragazzi, come potete vedere, stiamo facendo degli scalini. La Nada è sempre in difficoltà, io invece ho sempre freddo, sono coperto come non ci fossero domani, perché c'è il sole ma c'è quest'aria che mi dà un fastidio al collo, per cui mi copro con il cappuccio. E adesso proseguiamo davanti e molliamo la civiltà e tutto, ci trasferiamo nella roccia, nella vera montagna. No ragazzi, non è montagna, non so neanche come si può definire, però sì, come si può definire, vabbè, roccia costiera. Per i più tecnici scrivetemi qui sotto nei commenti come si può definire. Comunque siamo nella costa a sud-est e guardate che panorama, la figata che ci siamo solo noi, il mare, i percorsi in mezzo ai cespugli e gli arbusti, che figata. E noi proseguiamo. Adesso vi faccio andare live, tra l'altro ragazzi, le scarpe da Terran sono state utilizzate anche questa volta, veramente, veramente fighe. E questa è la parte d'escursione che adoro. Comunque, per chi non l'avesse ancora notato, indossiamo entrambi i cappellini Ocean Vibe, per cui vi lascio qui sotto il link, oceanvibe.it, i migliori cappellini, berretti e gioielli, collane per i vostri viaggi e non solo. E proseguiamo. Adesso credo che sia un letto di un fiumiciattolo o qualcosa, stile un po' Azzorre. L'indicazione è lì, per cui proseguiamo. Qua siamo a 6 km 36 per 1 ora e 45, siamo andati un po' lenti perché ci siamo praticamente persi prima su quel bosco marittimo dall'altra parte della costa, per cui abbiamo preferito passare a un altro percorso, perché uno non ci piaceva, due era all'ombra e secondo ci siamo persi, terzo ci siamo persi. Nada, ci siamo? E niente, proseguiamo. Notiamo come la Nada con disinvoltura sale queste ripide, e ovviamente tutto questo grazie al cappellino Ocean Vibe che la tiene ben al caldo e sicura, con la testa nelle spalle, che mi dà la forza. Esatto, Ocean Vibe puntiti. E questo è il percorso dall'alto, veramente veramente figo. Non dovrei mancare tantissimo per essere in cima a questa montagnetta, collina, roccia, non so come definirlo. Sono queste alture della costa, appunto, che in teoria dovremmo vedere tra non molto, di torre o qualcosa del genere, se non erro. Eccola lì la torre. Proseguiamo per i sentieri ripidi, guardate, praticamente qui dall'alto si riesce a vedere tutta la costa sud-est e anche sud-ovest, tra un po', di Mallorca. Siamo arrivati qui, come si dice a Nada, a babbo morto o dead father. Ed eccoci qua. Questa è la rovina, un ex punto di osservazione, presumo. Poi, casomai, se riesco a trovare tutte le info, ve le riporto qui sotto nel video, per far vedere la storia e raccontarvi un po' di questo posto. Guardate che costruzioni, come erano fatte una volta, pazzesche, assurde. E qui andate, vi faccio vedere, eccolo là, il faro. Ed eccoci, siamo usciti dalla selva oscura, come diceva Dante, e siamo arrivati qui. Guardate
Fabiani e quello è il faro. Ed ecco i nostri eroi, la Nada, una bandita Ocean Vibe. Guardate ragazzi, andate a vedere le foto. Comunque siamo arrivati, il sole ci sta baciando, anche se l'aria ci sta fulminando, e quello è il faro. Destinazione finale, faro. Tutti la fanno in macchina, noi a piedi. Noi, come si dice dalle nostre parti, a pie e se sgambetta. E oggi ragazzi iniziamo il cammino a Valdemossa e guardate come si inizia con le campanelle. Che figata. E poi ci sono anche loro, i piccolini. E quella è Valdemossa. Adesso siamo arrivati qui dove dice Montagna del Voltour e lì è quello che noi andremo a fare, il Camino de Sant'Arxiduc. Il cancello è aperto, vive viandanti e si cammina. E adesso inizia il cammino. C'è anche la Nada comunque. Oggi è un po' più in difficoltà rispetto al solito, perché diciamo che il percorso è un po' in salita. Io ovviamente sempre coperto perché c'era un po' di aria a basso, all'inizio della montagna, per cui mi sono coperto. Poi adesso ho sudato e io non riesco più a scoprirmi perché ho freddo. Intanto siamo praticamente quasi all'inizio del percorso, però è già tutto bello in salita. Noi praticamente stiamo costeggiando il fianco di questa montagna fino alla cima. Comunque la vista ragazzi è assurda, si vede persino il mare là in fondo. Guardate, aspettate che qua cadono anche ogni tanto un po' di rocce, perché bisogna stare attenti. Quella è la strada dove siamo arrivati, abbiamo parcheggiato là in fondo nei campi Elisi gialli. Nada, saluta il pubblico. Ciao raga, e proseguiamo, ciao. Ed eccoci che abbiamo lasciato il lato della montagna per spostarsi dentro la proprietà privata, che tra l'altro è un rifugio per la fauna, e adesso seguiamo il percorso. La Nada è dietro di me. Come sei, Nada? Sono qua, ok. E l'ambiente attorno è surreale perché solo uccellini e basta. Il percorso è ad anello, per cui si svolgerà così, faremo un giro immenso e ritorneremo poi al ritorno in questo esatto punto e faremo la discesa dove siamo venuti. Arriviamo a Valdemossa, quindi diamoci una mossa. Eccoci ragazzi, stiamo proseguendo, ci siamo un attimo quasi persi, per fortuna ho riattivato il GPS perché non prendeva e c'era un sentiero leggermente verso il basso che ci ha confuso. Questa è la visuale, stiamo venendo giù letteralmente dal lato della montagna e questo è il sentiero. Guardate anche voi, è assurdo, è qua in parte lo strapiombo. Il sentiero adesso ci porta giù verso questa vallata, sempre a lato della montagna. Ciao ragazzi, non potete capire, questa è l'aria che c'è, guardate, aria assurda.
Ragazzi, manca poco, ce l'abbiamo quasi fatta. Siamo in vetta, siamo circa 920 metri di altezza. È stata ardua, per cui preparatevi, si deve tenere qui. Si fa circa una media di 3 km all'ora, sono più di 12. Aria gogo. Venite. Eccoci ragazzi, io in versione più siberiana, la Nada in versione più europea. Primavera. Comunque ragazzi, Ocean Vibe anche a 920 metri d'altezza, per cui con Ocean Vibe vai ovunque. Prendeteli, link in descrizione, e guardate dove siamo. Siamo arrivati nel punto più alto. Nada, com'è? Fantastico! Assurdo, guardate che percorso! Abbiamo terminato l'anello circolare del percorso e adesso facciamo la parte finale, che praticamente è la stessa come la parte iniziale, che è uguale per tutti. E abbiamo finito il percorso, sono quasi le 5. Raga, addirittura d'arrivo siamo finiti, distrutti. Mancheranno adesso, perché una tips vi dico, mancheranno comunque 10 minuti, perché in centro a Valmossa tutti i parcheggi sono blu, per cui sono tutti a pagamento. Allora cosa fate? Proseguite dritti, fate tipo 500 metri, sulla destra c'è un benzinaio e da lì si può parcheggiare gratuitamente tutto il giorno. Poi vi fate questo percorso che vi ho fatto vedere prima, in parte alle pecore che adesso non ci sono, a questi campi qui, c'è questo sentiero che ti porta e lì c'è il benzinaio dove abbiamo parcheggiato. Per cui tips. Anche perché mettere il parchimetro non sapendo quanto si sta, alla fine dobbiamo fare tutto il percorso in circa 4 ore qualcosa. E tra questo, tra un po' che ci siamo fermati, fatto un po' di foto e video, ci abbiamo messo circa 5 ore. Per cui, tips del Ricky, ve l'ho detto. Raga, mancano pochissimi metri, siamo a 13,42, dove è la macchina, praticamente arriviamo a 13,5 km. E non so se avete notato quanto ho sudato. Cioè, caldo per la salita e poi sopra un freddo della Madonna. Mi raccomando, portatevi un giubbotto, almeno adesso, per quando abbiamo fatto noi periodo invernale, vi consiglio un giubbotto pesante almeno. Io vabbè, caso a parte, perché sudo tantissimo, lasciamo stare. Però questa è la situation qua dove c'erano le pecore. Cosa dirvi, ce l'abbiamo fatta. Ciao. Eccoci ragazzi, stamattina si cela, siamo arrivati al Ruta de Pedra en Sec GR221, non so se il termine è corretto. E anche oggi nuovo giro, nuovo regalo. Nuovo freddo. Sì, fa particolarmente freddo. Nuovo trail in programma per oggi, sono circa 5 ore di cammino. Abbiamo messo il navigatore, c'è un po' di gente, per cui è stato un casino per il parcheggio. E il lago di Quiberno, non lo so. Ok, c'è un po' di freddo, adesso mi copro e ci si vede forse più tardi. Beh ragazzi, che dire, come inizio non è per niente male. Guardate dove siamo, siamo in mezzo a una vallata di roccia pesante. Questo è il panorama e il fatto che
il sole ci sta già abbandonando e sono le 11:34. Ci riprendiamo un po' dal fiatone. Guardate dietro di noi, che spettacolo. È la salita che abbiamo appena finito di fare. Guardate. Che spettacolo. Allucinante. Ragazzi, siamo in mezzo ad una valle di una montagna. Ma che montagna! Qua è la parte, dovrebbe essere est, là in fondo c'è il lago e adesso noi proseguiamo attorno facendo tutto quel giro e in teoria tra un po' ci ritroverete là in mezzo, che vi salutiamo dall'alto come Heidi. Vedete? Ragazzi, la Nada siamo è pronta. Sopravvissuti per il momento. Ma è sopravvissuta a questo? Ma chi ce lo dice se sopravvive a questo? No! Azzore 2.0. Non so se ce la facciamo, se ne usciamo vivi. Vi ricordate il tutto? E la cosa bella che per entrare qua ti dicono attenzione, caduta massi. Beh, dai, sicurezza prima di tutto. Da in fondo c'è forse uno spiraglio di vita. Ce la faranno i nostri eroi? Nada, sei pronta? Nada, sei pronta? Che palle. Sei pronta? Ciao. Dio mio. Andiamo. Ragazzi, torcia attiva e vi facciamo vedere live. La Nada in ansia. La situazione è questa. Io sono dietro. Cerco di fare il chiudi pista. Vediamo se dietro arriva qualcuno. Valanga non sembra. Grazie Nada per non farmi vedere nulla. Vedi tutto tu, io ragazzi sono così, completamente al buios. Ma la Nada se ne sbatte altamente di me e lei prosegue. Sto cagando addosso, amore, ma non tutto ok, dire. tutto ok, forse. Ma smettila! Non si sa, situazione è critica. Siamo una goccia di acqua anche nella mano. Il terreno sdrucciolevole cade, io comunque ragazzi cammino al buio totale. Grazie Nada. Grazie Nada, gentilissima Nada. La situazione è questa. Ricky totalmente al buio. Non è vero. Muore. Ma ne usciranno i nostri eroi. Anche questa volta ce l'hanno fatta. Incredibile, la Nada fa in pista, ma è successo nella vita. Sta diventando una pro. E poi, finito il buio, si vede la faccia nei sensi, la luce. La luce. Incredibile. But it is real. Per uscire, boh. Non si vede neanche la luce in fondo. Non so. È un po' più critico. Disprendimento, che cazzo sono? Non lo so. Controlliamo nuovamente il GPS. Ma quella è la luce del tunnel? Per forza, dritto, un tunnel dritto. Sì. Un tunnel dritto, dobbiamo proseguire. Così vedo quanto è dove vado, ragazzi. Tutto mi avrei pensato, ma non un tunnel così. Siamo letteralmente nel buio. Questo dovrebbe essere un condotto dell'acqua che dai monti portano fino alla città. Alla fine, zitti zitti, quatti quatti, i due eroi. Forse ce la fanno anche stavolta, è incredibile. Le due persone meno indicate per questo tipo. Oh, mi senti? Oddio, in alto ci sono le rocce. Vabbè. Oh, dai, che non voglio uscire c'è, da questo. C'è quest'aria fresca, però non si sta bene qua. Vuole. C'è per l'estate, è comodo. No, ma spero che forse c'è un pistrello. E dove eravamo? Vuole. Occhio la testa.
scusi, è basso, vi faccio vedere Nada dov'è. Incredibile Nada, ragazzi, ha preso un passo veramente, cioè è proprio un viandante, è diventata, guardate. Guardi, sì, per terra c'è un misto di fanghiglia e roccia e siamo fuera. Qua comunque è caduto qualcosa non molto tempo fa. Ce l'abbiamo fatta. Nada Ricky 1, montagna 0. Siamo quel puntino blu, dobbiamo arrivare fino qua in fondo e poi da qua c'è tutta questa salita, impegno rosso, per cui c'è proprio a metà percorso e poi fatto tutta la salita arriviamo alla fine dei 12,9 km. Raga, è sorto un gran problema e dilemma, il fatto che la mappa ci dice di proseguire dritti, ma proseguire dritti vuol dire entrare qua dentro e hanno messo, attenzione, proibito il passo. Quindi... Nada, hai soluzioni? No, ma lì sotto non ci passo. Non ho soluzioni neanch'io, per cui adesso... Non ci è mai capitato, ci troviamo in mezzo alla montagna, abbiamo fatto più di un'ora e mezza. Ciao Nada. Alla fine dobbiamo fare questo tunnel che passava qua dentro. Ma c'è un secondo sentiero, abbiamo visto lateralmente, per cui ci ritroviamo a Zori 2.0, perché metto bene i piedi, guardate, per farvi capire, in parte uno strapiombo e noi passiamo qui e poi si arriva qui e questa è la view impressionante, guardate. Guardate, qua c'è la tubazione e guardate attorno. Stiamo praticamente costeggiando queste mega montagne. È assurdo. È anche figo. Nada, com'è? Favola. Una favola. Ho dimenticato di dirvi. Ocean Vibe, sito qua sotto. Per chi non si fosse ancora iscritto al canale, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E soprattutto, Ocean Vibe. Link in descrizione, ciao. Yes. Hola. Ragazzi, ci siamo fermati a fare merenda e guardate dietro di noi. Abbiamo llegado al punto para comer. Come? Abbiamo llegado a buena hora para comer. Sì, sì. Sta cerrado. Di nuovo. Bye. Sacco. Riso, tonno, patate. Siamo arrivati qui, dovremmo seguire il verde che fa questa U e poi prosegue in alto, ma noi decidiamo di fare gli splendidi, per cui proseguiamo in questo sentiero. Siamo arrivati al rifugio. Salve. Buona. Buona. E questo è il posto. Disfatti. Disfatti. C'è il sole. Però guardate che figata.
si apre il cancello e questo è il rifugio dove ci si può soggiornare, rilassare e poi proseguire. E noi cosa possiamo fare se non proseguire? Perché ne abbiamo ancora, siamo 2 ore e 40 per 6 km e 34 fatti, dobbiamo arrivare a 12 e 9. Siamo praticamente a metà, che sono le 2 del pomeriggio. Alle 4 c'è buio, per cui altre 2 ore siamo proprio stretti, stretti, stretti. Ragazzi, siamo agli sgoccioli, 12 km, ma ancora neanche 900 metri. Siamo in parte a questi vecchi acquedotti, credo che ormai non siano più utilizzabili. Guardate il panorama. Ed eccoci ragazzi, siamo arrivati al termine. Esattamente. Quasi 5 ore tra 3. 2, 1, 5 ore. 5 ore, 13 km 62, 530 di dislivello, media 19,27. Sì, 13 km sono pochi, però era un percorso difficile. Siamo arrivati ragazzi, ultimi passi della vittoria. Ce l'abbiamo fatta. Questo è il punto di partenza, questo è il cancello che tocchiamo e siamo arrivati. E anche oggi i nostri eroi ce l'hanno fatta. Cosa dire? Uno dei percorsi impegnativi, anzi credo che sia stato il più impegnativo che abbiamo mai fatto. Sì. Vi riporto tutto qua sotto così avete tutti i dettagli per poter fare anche voi questo. Ciao!